Circa 250 cassette di zinco e 50 sacchi di plastica contenenti resti di ossa umane sono state rinvenute all'interno di una stanza nel cimitero di Colle Madonna a Pescara. I ritrovamenti sono stati fatti durante i lavori di consolidamento di una zona ormai da tempo a rischio crollo. La società Ambiente, a cui è affidata la gestione dei cimiteri, ha subito provveduto ad informare il sindaco, il quale a sua volta ha girato la comunicazione sia alla ASL che alla Procura. Da una prima indagine, grazie anche all'aiuto di targhette stampate sulle cassettine, è probabile che i resti riguarderebbero persone decedute tra fine anni 60 e inizio anni 70 e ridotte in ossa dopo 10 anni come da regolamento. Proprio nei primi anni 80 il cimitero di Colle Madonna fu oggetto di intervento per la realizzazione di un campo di inumazione e nel preparare proprio questo campo furono rimosse delle salme. Questa resta sempre un'ipotesi, dicono d'Ambiente, per cui sapere cosa sia accaduto resta per adesso decisamente un mistero, anche perché sarà complicato risalire a chi in quegli anni abbia realizzato i lavori. Il numero di queste cassettine ritrovate potrebbe crescere, dato che in programma c'è il censimento di un secondo locale e da una prima stima potrebbe essere in totale circa 400 le cassettine di zinco rinvenute. Ora, come conferma anche Massimo Del Bianco dalla società Ambiente, si dovrà attendere la relazione della ASL prima di prendere provvedimenti. Per esempio la ASL già è andata a fare un primo sopralluogo, ci tornerà domani, presumiamo che poi farà una relazione alla Procura della Repubblica, la Procura poi farà le sue valutazioni. Noi ovviamente dovremo attendere le valutazioni di queste istituzioni e quindi poi ci adegueremo sulla base di quello che decideranno.